Ciao a tutti, oggi prepareremo le zeppole di San Giuseppe. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, farina di tipo 00, uova, sale, vanillina, burro morbido e zucchero. Per la crema, latte, uova, farina, vanillina e zucchero. Per la decorazione, gocce di cioccolato e ciliegie candite. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare le zeppole, versiamo all'interno del boccale l'acqua. Poi il sale. Lo zucchero. La vanillina. E il burro. E facciamo cuocere per 10 minuti il gradi, velocità 2. Mettiamo la farina e facciamo amalgamare per 1 minuto a velocità 3. A questo punto facciamo amalgamare per altri 30 secondi sempre a velocità 3. Trasferiamo il composto in una ciotola e lasciamolo raffreddare una ventina di minuti. Nel frattempo che il composto si raffredda, adesso prepariamo la crema. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la farina, e la vanillina. E facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 8. Torniamo un po' sul fondo del boccale. Versiamo il latte e le uova. E facciamo cuocere per 8 minuti. 90 gradi, velocità 4. La crema è pronta, trasferiamola in una ciotola e lasciamola raffreddare. Trascorsi 20 minuti, riprendiamo il composto, lo riposizioniamo all'interno del boccale. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. E adesso metteremo all'interno del boccale le uova versandole ad una a uno. Le apriamo.
Le posizioniamo sul misurino. Versiamo il primo uovo. E azioniamo il bimby senza tempo a velocità 4. Proseguiamo ad aprire le uova. Una volta inserito l'ultimo uovo, facciamo proseguire per altri 30 secondi. Il composto è pronto, trasferiamolo in una sacca à poche. Foderiamo una teglia con carta da forno. E iniziamo a formare le zeppole. Abbiamo utilizzato un beccuccio con la punta a stella. Le inforniamo a forno preriscaldato a 200 gradi per 20-25 minuti circa. Al termine della cottura spegniamo il forno e lasciamolo socchiuso per una decina di minuti prima di uscirle dal forno. Le zeppole sono cotte, lasciamole raffreddare del tutto prima di farcirle. Una volta che le zeppole si sono raffreddate, riempiamo con la crema una sacca à poche e andiamo a farcire. Adesso completiamo con la decorazione a piacere. O con gocce di cioccolato o con ciliegie candite. Completiamo con dello zucchero a velo. Adesso le zeppole sono complete. Zeppole di San Giuseppe. Grazie e alla prossima ricetta!